Sabato 24 aprile è la giornata dei ministeri avventisti per le pari possibilità. La famiglia è il tema di quest'anno. Il ministro degli affari esteri della Romania ha consegnato l'onorificenza di cavaliere a un pastore avventista. La cerimonia si è svolta a Roma presso l'ambasciata di Romania in Italia. Nel mese di maggio si terrà un congresso globale organizzato online dalla Chiesa Avventista Mondiale. In programma seminari, momenti di preghiera e altro ancora. Queste erano le notizie di anteprima. Benvenuti al videogiornale avventista, una produzione Op Media Italia. Tutti siamo preziosi, necessari e importanti. È questo il motto dei ministeri avventisti per le pari possibilità, che si rivolge alle persone più fragili e con bisogni speciali. Sabato 24 aprile la Chiesa Avventista Mondiale dedica la giornata a questo ministero e propone una riflessione sul tema le pari possibilità nella famiglia. Ce ne parla il responsabile in Italia. Il Ministero Avventista per le pari possibilità è un ministero della Chiesa creato per promuovere una nuova consapevolezza nei confronti delle persone con bisogni speciali e si fonda sul principio secondo il quale la parola trasforma il nostro modo di vedere noi stessi, gli altri e Dio, considerando in questo modo la disabilità attraverso la lente della possibilità, attraverso quello che la persona può fare e diventare. Ci sono varie direzioni di attività. Si desidera sensibilizzare, incoraggiare a riconoscere la dignità ed il rispetto di ogni persona affermando che ognuno ha i propri doni, è importante ed apprezzato. E poi educare alla cura, al coinvolgimento e all'accettazione, comunicare che il valore della persona è intrinseco e non è determinato da ciò che si è oppure non si è in grado di fare, che dia uno scopo per ogni persona che è unica. Il Ministero Avventista per le pari possibilità desidera lavorare per aiutare e trasformare la vita di 7 gruppi di persone: i sordi, i ciechi, persone con disabilità fisiche, con disabilità mentali, orfani, vedovi e caregivers. In Italia, in questi ultimi anni, abbiamo iniziato a servire in modo specifico attraverso il Ministero Avventista a favore dei sordi, che sta già operando, consapevoli che i bisogni sono molto più grandi e con il desiderio di poter in futuro ampliare il nostro servizio come Chiesa. Quest'anno, sabato 24 aprile, è stato scelto come giorno speciale di sensibilizzazione, sottoponendo alla nostra attenzione non solo il bisogno, ma anche le possibilità delle persone alle quali ci rivolgiamo attraverso il nostro servizio. Desideriamo che tutti possano vivere in abbondanza la vita comunitaria, il servizio di adorazione, le relazioni comunitarie, il coinvolgimento nelle nostre attività di Chiesa. Vi incoraggiamo questo sabato a dedicare del tempo a questo argomento, a quelli che hanno bisogno di sentirsi inclusi e valorizzati, aiutarli a sentirsi che fanno parte di una famiglia che ama. Nel pomeriggio di sabato 24 aprile alle ore 17 si terrà il webinar internazionale Trovare gioia pur nella sofferenza, nel lutto per una persona cara. L'incontro sarà anche in italiano. Per iscriverti al webinar vai su opmedia.it. Il Ministero degli Affari Esteri della Romania ha consegnato l'onorificenza di cavaliere a un pastore avventista romeno e a due religiosi ortodossi che si sono distinti per aver sostenuto i connazionali in Italia durante la pandemia. La cerimonia di consegna si è svolta a Roma il 7 aprile presso l'ambasciata di Romania in Italia. Il pastore ha ringraziato tutti e soprattutto Dio e ha dedicato la medaglia ai volontari di ADRA. La Chiesa Avventista Mondiale organizza un congresso sul web per riunire gli avventisti di tutto il mondo e vivere un momento di ristoro spirituale. L'evento si terrà dal 19 al 23 maggio. Molti gli ospiti in programma e numerosi seminari sui temi, e quali discepolato, educazione, salute, media, missione e teologia. Si potrà anche visitare una sala espositiva con stand virtuali.
L'Agenzia Umanitaria Ventista continua gli interventi in Indonesia e Timor Est, devastati da un ciclone tropicale a inizio aprile. La forza dell'acqua e le frane hanno distrutto case e infrastrutture e provocato 160 morti. ADRA distribuisce acqua potabile, attrezzature per cucinare e biancheria da letto alle famiglie sfollate e nei centri di evacuazione. La Chiesa Ventista in Gran Bretagna ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia reale dopo la morte del principe Filippo, marito della regina Elisabetta II. Preghiamo perché lo Spirito di Dio dia conforto a voi e al paese in questo triste momento, si legge nel messaggio. Scomparso a 2 mesi dal suo 100° compleanno, il Duca di Edimburgo è stato il consorte reale più longevo della storia britannica, rimasto al fianco della regina per oltre 60 anni di regno. Dopo il colpo di stato militare in Myanmar, decine di migliaia di abitanti fuggono dal paese per la violenza, l'instabilità politica e la crescente insicurezza. ADRA distribuisce cibo, vestiti, cure mediche e kit di igiene per la prevenzione del Covid-19 alle persone in fuga. A causa dei disordini, ADRA ha dovuto sospendere un progetto di educazione iniziato lo scorso anno per sostenere oltre 300.000 insegnanti e studenti autoctoni in 9 stati e regioni del Myanmar. Il 9 aprile, il vulcano dell'isola di Saint Vincent è esploso in un'eruzione dopo essere stato dormiente per 42 anni. Circa 20.000 persone sono state evacuate. La cenere e il fumo hanno riempito il cielo, coprendo l'isola e raggiungendo anche le Barbados. 10 scuole e chiese ventiste sono diventati centri di accoglienza per gli sfollati. La denominazione distribuisce 600 pasti al giorno, e oltre a vestiti, acqua e prodotti per l'igiene. Sabato 24 aprile si terranno i 2 ultimi appuntamenti del Bibbia Festival, la serie di iniziative organizzata dalla Chiesa Ventista di Cesena, che quest'anno si svolge interamente online. Alle ore 11 si parlerà di cristiani in un'epoca di cambiamenti. Seguirà alle ore 16 il Bibbia Festival per ragazzi sul tema La speranza al tempo del Covid. I 2 incontri andranno in onda su opmedia.it. E questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi. Prima di lasciarci, vogliamo dedicarvi un messaggio spirituale che questa settimana si trova in Prima Corinzi, al capitolo 1, versetto 8. Il testo dice: Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Ora è proprio tutto. Ricordo che su opmedia.it potete trovare ulteriori notizie, video e podcast aggiornati. Alla prossima settimana e che Dio ci benedica.